Le tue vendite online sono completamente bloccate oppure stanno scendendo veramente in maniera importante? Non ti preoccupare, c'è una soluzione in questo problema e in questo video ti voglio dare proprio la soluzione giusta. Ciao, sono Vadim Virlan, cofondatore di Scuola e-commerce, esperto di Amazon e uno dei creatori del corso più completo in Italia per la vendita su Amazon. Ma in questo video ti voglio dare dei consigli concreti su come risolvere il problema di quando fai poche vendite nel tuo negozio online, che sia il tuo e-commerce oppure sul tuo negozio su Amazon. Allora, la prima cosa da considerare è la grandezza del problema. Ma prima di scendere nel dettaglio, ti voglio invitare a fare un giochino semplice con me. In cosa consiste? Dovrai semplicemente guardare questo video fino alla fine e segnarti due pezzi di codice segreto che io ti darò. Quindi sarà un coupon fatto di due pezzi. Per cui andiamo avanti. Come facciamo ad individuare la grandezza del problema? In base al calo di vendite che abbiamo avuto. Abbiamo avuto un calo del 50% oppure abbiamo avuto un calo del 5%. E i motivi di questo calo possono essere diversi. Quindi in base a questo cominciamo ad analizzare. Può essere una questione legata alla stagionalità del prodotto, quindi magari un prodotto che si vende più d'estate e poi c'è un calo fisiologico. Può essere un problema legato al momento storico. Ci sono per esempio tanti dei nostri corsisti che hanno avuto dei boom di vendite nel periodo del Covid e poi invece c'è stato un calo importante. Perché? Perché magari i negozi sono aperti e la gente ha cominciato a comprare da altri posti. Può essere un calo dovuto al trend del prodotto che sta scendendo, quindi magari 3 mesi fa questo prodotto aveva un trend positivo, adesso invece ha un trend negativo. Quindi devo considerare tutti questi aspetti. Spesso quando il problema è circondato, per esempio, c'è un calo di un 5%, magari gli interventi che devo fare non sono così importanti. Spesso magari dovrei semplicemente aspettare che passi la bufera e poi le cose si riprendono. Invece ci sono altre situazioni dove devo valutare anche ulteriori aspetti. Quindi, per esempio, i miei risultati passati. L'anno scorso, nello stesso periodo, che tipo di calo avevo avuto? Se avevo avuto un calo simile o uguale anche l'anno scorso, vuol dire che è una questione, ripetitiva, quindi magari, come dicevamo, legata alla stagionalità, tipologia di prodotto e così via. I miei concorrenti come stanno andando? Anche i miei concorrenti stanno avendo questo calo o solo io? Se lo stanno avendo anche loro, è una questione magari legata al mercato. Se lo sto avendo anch'io, il problema lo dovrò cercare all'interno. E quando comincio a cercare il problema all'interno, cosa devo fare? Beh, prima di dirti cosa fare, ti voglio dare il primo pezzo del codice segreto. Segnalo giù perché il primo pezzo fa Bologna, Otranto, Napoli. Bon, ok? Perfetto. Segnato? Sicuro? Ok. Quindi andiamo a vedere quali sono le cose che dovrei sicuramente guardare. Primo aspetto, il prodotto. Allora, ho un prodotto che è richiesto dal mercato, che ha una domanda alta, una domanda interessante, oppure ho un prodotto a bassa domanda o addirittura troppo poco richiesto, o magari un prodotto di una super nicchia che faccio fatica a vendere. Quindi il mio prodotto è veramente interessante per il mercato o meno? E questa è la prima cosa che dovrei chiedermi quando ho dei problemi di calo di vendite e così via. Magari ho già esaurito il mio potenziale mercato, magari no, però la prima domanda che dovrei farmi è sul prodotto. Il trend del mio prodotto è un trend crescente, quindi da qui in avanti farò sempre più vendite o farò sempre meno vendite, oppure un mercato stabile che quindi va ad appiattirsi in un certo modo. Seconda cosa che devo guardare è il prezzo. Tante volte sia il prezzo troppo basso sia il prezzo troppo alto può essere un problema. Perché questo? Perché se tu hai il prezzo troppo basso, tu pensi, beh, venderò di più, quindi magari farò più fatturato, ma con meno margine. Spesso succede questo. Spesso succede che la gente non compra perché dice: ma come mai questo prezzo è così basso? A noi, per esempio, è capitato con un prodotto che su Amazon avevamo fatto delle schede prodotto bellissime, con delle fotografie stupende, curato, abbiamo pagato i professionisti per farlo, abbiamo messo il prezzo, la gente non comprava. E come mai non compra? E come mai non compra? Alla fine siamo arrivati a provare a raddoppiare il prezzo, la gente ha cominciato a comprare.
Assurdo, dici te. Esatto, perché? Perché la gente vedeva una cosa che si presentava molto bene e il prezzo non corrispondeva, diceva qua c'è qualcosa che non va, qua c'è qualcosa che non mi ispira fiducia. Appena il prezzo era allineato con come si presentava il prodotto, tutto è già andato molto meglio. Per cui sicuramente il primo test da fare è magari abbassare leggermente il prezzo e vedi se questo influisce sulle vendite. Ma poi non può essere una solo una questione di prezzo basso, devi veramente capire in che fascia si posiziona il tuo prodotto e come trovare il prezzo giusto. Andiamo avanti, perché il terzo aspetto da considerare è il traffico. Vedi, spessissimo, non voglio dire nella maggior parte dei casi, ma molto molto spesso il problema non è né il prodotto né il prezzo, ma il problema è la visibilità del prodotto. Quindi sull'e-commerce cosa succede? Che le persone investono nella piattaforma, fanno un bel sito e così via, ma poi non investono nel portare traffico, intendo i canali Facebook Ads, quindi pubblicità su Facebook, pubblicità su YouTube, pubblicità su Google, curare il posizionamento su Google tramite la SEO per esempio, quindi oppure magari fare dei post sui social e così via. Quindi non investono in questi canali e di conseguenza il loro prodotto non è visibile al pubblico, per cui le vendite mancano. La stessa storia succede anche su Amazon. Se noi non andiamo ad investire a creare delle schede prodotto performanti, a creare delle ottime fotografie che raccontano, che fanno emozionare il cliente sul nostro prodotto, noi non andremo ad avere la visibilità e il traffico necessario. Ma non è solo quello, è anche proprio il fatto, per esempio, su Amazon di portare i prodotti ad essere visibili nelle prime pagine, perché sappiamo che è nelle prime pagine che otteniamo la maggior parte del traffico. Quindi se parliamo di un e-commerce, se non implementiamo tutti i canali pubblicitari e non abbiamo visibilità, e questo è uno dei motivi per cui non facciamo vendite. Se parliamo di Amazon, magari abbiamo caricato i nostri prodotti, ma se non sono visibili nelle prime pagine non faremo vendite. E un altro aspetto fondamentale è la conversione. Quindi immaginiamo di avere un sito e-commerce oppure una pagina Amazon, portiamo traffico, quindi tante persone visitano il nostro sito o visitano le nostre schede prodotto, ma alla fine non facciamo vendite. Quindi in quel caso potremmo avere un problema di conversione, per cui le persone arrivano lì ma c'è qualcosa che non li convince. Magari il nostro sito non è abbastanza attraente, magari le nostre pagine prodotto su Amazon non sono fatte abbastanza bene, con criterio. Quindi in quel caso dovrei intervenire proprio su quello. Se si parla di un sito internet, dovrei realizzarlo in modo che mi aiuti a convertire, quindi che sia un sito che trasmetta professionalità, serietà, che trasmetta il fatto che comunque c'è stato un investimento dietro in questo sito. O magari le persone non si fidano. Quindi com'è che posso incrementare la fiducia? Se parlo di un sito internet, dovrò sicuramente avere delle recensioni sui miei prodotti. Dovrò magari avere dei logo certificati di qualità, magari per determinati prodotti, piuttosto che di essere riconosciuto anche da degli enti esterni che sono un sito e-commerce con credibilità e così via e così via. Quindi c'è la questione della fiducia e poi c'è la questione della professionalità. Una persona quando entra sul nostro sito è come quando entra in un negozio, deve avere quella sensazione di tranquillità, di fiducia. Su Amazon questa cosa si traduce in delle schede prodotto fatte veramente a regola d'arte, ottimizzate con dei bei titoli, elenco puntato, descrizione, fotografie, video e così via, che emozionano, che invogliano il cliente, e soprattutto curando le nostre recensioni. Non solo le recensioni, ma anche i feedback. Quindi quelli che i clienti Amazon trovano per esempio nel nostro store, nel nostro negozio. Quindi se facciamo tutto questo processo, il cliente aumenta la fiducia e di conseguenza le nostre conversioni aumentano. Tu sai che sull'e-commerce avere già una conversione del 2-3% sull'e-commerce è già fantastico. Su Amazon possiamo ambire a oltre anche il 10% di conversione, per cui i numeri cambiano, ma il concetto di base resta quello. Se scendiamo sotto questi parametri, vuol dire che deve suonare un campanello d'allarme e dobbiamo intervenire subito sul problema. Allora, sei stato, però aspetta, allora, sì, bravo, ok, brava, bravo, sì, sei arrivato fino a qua, però attenzione, c'è una cosa importante, ti devo dare la seconda parte del coupon, adesso fra poco ci arrivo a dartela, però voglio trasmetterti un concetto fondamentale.
Siamo andati bene? C'è stato del valore in questo video? Buono, ti è piaciuto? Ok. Allora, puoi vederne tanti altri, ne abbiamo fatti più di 1000 sul canale, ma soprattutto ti voglio dare una chicca. All'interno del nostro canale, se ti iscrivi, quindi iscriviti al nostro canale, ok? Se ti iscrivi, all'interno trovi praticamente sia dei video su come cercare prodotti profittevoli, come fare il prezzo giusto, come portare traffico, come fare conversioni, c'è tutto, basta cercare, ci sono anche delle playlist e tutto. Per cui iscriviti al canale, io non vedo l'ora di vederti nel prossimo video e questo è il secondo pezzo del coupon, segnalo, fa Udine, Savona, Ancona 21, per cui la parola è bonus A21. Ti mando un grandissimo abbraccio da tutto il team di Scuola E-commerce e ci vediamo nel prossimo video, ciao!